Allora, sono una comune cittadina, oggi siamo qui per questa catena umana che è qui per difendere il nostro mare e con la quale chiediamo soltanto un depuratore per la fascia costiera agrigentina, in alternativa ai pennelli. Noi non stiamo puntando il dito su nessuno, stiamo semplicemente dicendo che un'alternativa ai pennelli è il depuratore della fascia costiera. Oggi noi chiediamo questo senza nessuna polemica e senza dare soluzioni concrete né sul depuratore del villaggio Peruzzo né sul depuratore del villaggio Mosè. Noi non siamo dei tecnici, noi non vogliamo dire dove deve nascere il depuratore. Questo compito ce l'ha la politica, ce l'hanno gli organi competenti che sono pagati per fare ciò. Noi siamo qui dei semplici cittadini aggregati da un obiettivo comune che è quello di richiedere il depuratore. Io penso che anche Peppernone che qui vuole partecipare e ha anche questo obiettivo, anche perché i dati di Legambiente, scusate, l'allarme nasce da ciò. Legambiente, nell'ultima analisi che ha effettuato, in cui i parametri Peppe sono diciamo, vicini ai limiti di legge, non stiamo dicendo che i parametri dichiarano la non balneabilità, correggimi se sbaglio, dà un riferimento, a parte che dice che alcuni batteri fecali, non voglio dire il nome che è pure diciamo, lungo, ha dei parametri che sono vicini ai limiti alti, per cui dice Legambiente, non lo dico io. Si tratta quindi di valori di poco inferiore al limite che testimoniano la presenza di un inquinamento previsto da scarichi fognari non depurati nella zona, un dato che richiede un intervento urgente da parte degli enti competenti per la ricerca delle cause e la loro soluzione. Posso, Brigida, poi ti ridò la parola. Inoltre, questo dato ovviamente ci allarma. L'altro dato che ci allarma qual è? Perché io non sono una cittadina comune, poi che ci sia gente simpatizzante di destra, simpatizzante di sinistra, perché ha come obiettivo lo stesso obiettivo che ho io, che è quello di avere e che credo abbia anche tu, di avere un depuratore della fascia costiera, che ben venga. Siamo qui come cittadini agrigentini indignati da questa situazione, da questo immobilismo, chiamiamolo come vuoi tu. C'è un'altra foto che mi ha allarmato, molto sinceramente, per i miei figli che tu stesso conosci da piccolini. E che è questa? Spiegami questa foto, Peppe. C'è un topo che galleggia. C'è un topo che galleggia. Io non lo so, io mi impaurisco per i miei figli, per i tuoi figli, per i figli di tutti noi e per me stessa, che sono una grande amante del mare. Io, mio marito e i miei figli abbiamo sempre utilizzato San Leone e abbiamo sempre evitato di farci 100 chilometri, anche se negli ultimi anni lo abbiamo fatto. Un'altra cosa, Peppe, che mi allarma, perché vorrei spiegato a questo punto, il dettaglio è. Hai ragione, tu mi parlavi l'altra volta della grigliatura, io sono un ignorante, però leggo Wikipedia, questa è una bibliografia di Legambiente, dove parla del trattamento preliminare della grigliatura, per cui la grigliatura rappresenta soltanto un trattamento preliminare, poi parla di trattamento secondario, primario, secondario, terziario, appropriato, di disinfezione. Questo chiediamo, il ciclo completo della depurazione, quindi un depuratore, non è che stiamo chiedendo altro. Poi che il sindaco faccia un'attività di monitoraggio, che ben venga, anche se secondo noi viene in ritardo. Io non vado e parlo solo a voce mia, io parlo a voce degli inquinati e di tutta la gente che è qui. Posso replicarti per Certamente. fornire una serie di chiarimenti? Certo. Allora, l'unica cosa che funziona e che non inquina sono. Non l'ho detto ai Se mi pennelli. si deve interrompere diventa complicato. Allora, l'unica cosa che qui funziona e non inquina sono i pennelli a mare. E funzionano e non inquinano perché li abbiamo costretto il comune Girgenti Acque a tirare fuori 3 milioni di euro e a rifarli Sì, integralmente. però noi chiediamo Perdonami, no, ma l'alternativa. io sono per fare il depuratore. Questo E il vogliamo, depuratore appunto. credo che l'unico che riuscirà a farlo fare, a forza, come dire, di colpi di panza molto vigorosi e violenti, sarà Legambiente con il sottoscritto. Ma che Detto merito questo, avrei accanto a perdonami, me, Peppe, in perfetto, questa detto questo, battaglia? andiamo avanti. Quello che a me preoccupa è che si confondono le idee con grande danno per l'economia agrigentina. Mi spiego, avendoti ascoltato. Quando tu citi Legambiente, Legambiente cosa ha fatto? Dell'epoca. Sì, su nostra richiesta,
ha monitorato la zona che indicava Mimmo Bosio, scoprendo che in effetti là vi sono scarichi fognanti, nel senso che dalla riva dove siamo in questo momento, nella zona di Mare Nostrum, dipartono tubature che scaricano fogne, che non c'entrano assolutamente nulla, sì, con la... però io ti ho fatto parlare, con la vicenda del pennello a mare. Io ti invito a venire con me in barca, raccogliamo l'acqua ogni 300 metri, la facciamo analizzare a mie spese nel laboratorio che sceglierai tu dove vuoi in Sicilia e stabiliremo come funziona la vicenda di quel pennello. Poi io noto l'inciviltà, quando uno non ha argomenti normalmente fa così, dà questo tipo di esempio. Detto questo, noi dobbiamo ottenere che vengano individuati tutti gli scarichi che stanno nel mare e inquinano il mare. La proposta che ho fatto io è... Però noi chiediamo solo una cosa, a gran voce, il depuratore, non stiamo noi attaccando nessuno. Ma sul depuratore ci siamo perfettamente. Vogliamo un'alternativa ai pennelli, è da 18 allora, anni che Brigida, questi pennelli ci sono. No, questo pennello c'è da una... A parte questo Brigida, che è stato rinnovato. Io credo e ti lascio. Se devi andare, ascolta un attimo, che questa città ha delle priorità. La prima priorità è che il villaggio Peruzzo non può scaricare nel fiume integralmente e non può andare a mare. La seconda priorità è che via Imperatori non può scaricare a Vallone e arrivare a mare. La terza priorità è che fiume Naro non può scaricare direttamente nel fiume e arrivare a mare. La quarta priorità è che al villaggio Mosè non possiamo avere un impianto per 2.000 abitanti dove abbiamo la fogna di 10.000 persone. Perché tra cima... Che vogliamo un depuratore, punto. Vogliamo la rete fognaria in tutto il territorio e vogliamo da parte di Dirigenti Acqua il rimborso del canone di depurazione, perché una depurazione che non abbiamo avuto. Peppe, pensi che questo sia legittimo o no? Io... Guardi chi da che ti punta diversamente con l'esistere. Guardi chi da che te le punta. Sì, è l'11 maggio. E avete detto che era il 18 giugno. Valla a raccontare agli albergatori. Valla a raccontare agli albergatori. Perché non vai a raccontare? Io già ti sto dicendo quello che stiamo facendo. Quello che stiamo facendo. Di come l'ho denigrata? Che c'era l'abusivismo edilizio. L'abbiamo denigrata. Come vuole, tu e le campagne elettorali finanziate pure da uno che ospitava Totò. Io? Queste sono le stronzate che scrivi tu, per questo sei un mocco, perché scrivi queste cose. Tu sei un mocco, io non ti ho offeso. Quello che dice che non faccia finanziare le campagne elettorali. Ti ho dato un calcio nei coglioni per quello che sei. Sei un buffone, per quello che vuoi e quello che sei. Forse sei due buffoni, anche tre buffoni. Ma certo, credito per mi stai facendo un favore. Siamo noi e guarda quanti sono. Stai facendo un favore.